Allora, il titolo del mio intervento è volutamente, cioè sapendo che c'era già un collega giurista che si occupava della parte più, introduttiva sui concetti base, quindi che sgombrava il campo dalle varie leggende metropolitane che normalmente si diffondono in materia di diritto d'autore, io ho pensato di fare una riflessione, cioè di lanciare degli spunti di riflessione nella direzione appunto di quello che io chiamo nelle slide un nuovo copyright. Perché giustamente, come è già stato detto, la legge sul diritto d'autore ha delle radici molto molto antiche, è vero che è stata modificata più e più volte, ciò nonostante, scusate, devo anche tenere d'occhio l'orario, ciò nonostante abbiamo comunque una legge sul diritto d'autore che è ben radicata sia nella sua origine storica, che è il 1941, sia nel suo concept, nella sua concezione generale, nel mondo del pre-digitale, di quello che era il mondo delle copie fisiche. Gli ultimi anni ci pongono invece, gli ultimi 2 decenni, ci hanno posto quesiti e riflessioni legate alla scomparsa del concetto di copia, o quantomeno della trasformazione del concetto di copia da copia fisica a copia digitale. Il che mette in gioco tutta una serie di questioni e mette in crisi quelli che sono sempre stati i punti di riferimento dei giuristi che si sono occupati di questa materia. 3 secoli di diritto d'autore, di copyright, come lo chiamerebbero gli anglo-americani, gli anglosassoni, cioè un diritto di fare copia, che adesso viene messo in crisi nel giro di 2 decenni, di un decennio forse. Diciamo, i primi anni del secolo in corso, e ci obbliga ad una rivisitazione, ad una riflessione. Di recente è stata approvata una direttiva europea che cerca di fare un piccolo passo avanti, ma è davvero piccolo questo passo avanti. Non c'è stata una visione particolarmente innovativa e rivolta al futuro, ma l'approccio dei legislatori è abbastanza conservatore. Si cerca ancora il più possibile di ragionare nell'ottica di distribuzione di copie, anche se appunto il mondo in cui siamo calati costantemente è quello è il mondo della comunicazione digitale, della comunicazione online, dove la distribuzione della copia in sé davvero non si percepisce più. Ad ogni modo, appunto, vi accompagno in questa mia presentazione, che è davvero di poche slide, e poi magari confido che ci sia qualche domanda, qualche spunto dal pubblico. E ok, se riesco a procedere. Ok, mi presento, vabbè, per chi non conoscesse la mia attività, io, come vedete là in alto, due loghi, no? Ho un Copyright Italia, che è un progetto di divulgazione che io seguo da un po' di anni, in cui metto tutti i contenuti divulgativi che io creo, video, ho delle pubblicazioni che dopo vi farò vedere, quindi libri, anch'io mi sono occupato io stesso di scrivere libri, ma anche video, slides, cose del genere, che servono appunto per una divulgazione più massiva di questi argomenti. E Ray, che vedete là in alto, invece è il logo dello studio legale della rete di avvocati di cui faccio parte, perché anch'io io stesso sono un avvocato. Ma se vedete di fianco al mio titolo c'è anche un PhD, cioè dottorato di ricerca, ed era un dottorato di ricerca il mio, quello che si teneva all'Università Bicocca fino a pochi anni fa, perché adesso non c'è più, ed era intitolato Società dell'informazione. Quindi io mi sono occupato proprio dei rapporti tra il diritto d'autore e la società dell'informazione, l'avvento del digitale, la rivoluzione digitale. Quindi cerco di portare un po' di queste mie riflessioni all'interno di questa presentazione. I link che trovate in questa slide servono più che altro per darvi degli spunti di approfondimento e per andare a vedere altri argomenti, altri temi che io normalmente tratto. Più che altro l'ultimo in basso, slide share, sarà il luogo dove andrete a trovare questa presentazione slide, cioè le slide, se qualcuno le vuole scaricare, utilizzare, perché sono liberamente concesse con licenza open, con licenza Creative Commons, le troverete già da oggi pomeriggio sul canale SlideShare. Ecco la prima riflessione, è una riflessione di carattere storico, no? Anche quando sono andato a fare questa slide l'ho quasi presa identica dalla lezione che ho da una lezione che ho tenuto per 2 anni consecutivi al master in editoria che c'è all'Università di Verona, e partivo proprio da questo, per far capire che il diritto d'autore, che appunto gli anglo-americani,
chiamano copyright con una certa differenza anche sia semantica che giuridica, non sia chiaro, cioè per i giuristi puristi so benissimo che copyright e diritto d'autore non sono proprio la traduzione l'uno dell'altra e non parlano dello stesso istituto giuridico. Noi dovremmo parlare più propriamente di diritto d'autore, come infatti è stato fatto nel precedente intervento. Io parlo più genericamente di copyright, cercando di abbracciare un'ottica più internazionale. E noi possiamo dare come pietra miliare della nascita di questo istituto giuridico, cioè di un istituto giuridico mirato alla tutela dell'opera creativa, in questo statuto della regina Anna d'Inghilterra del 1710, in realtà approvato l'anno precedente, 1709, e entrato in vigore nel 1710. E quindi sono sostanzialmente 3 secoli, ormai 3 secoli e un decennio, che ci portiamo dietro un diritto di copia, un copyright. Che cos'era questo copyright nella concezione originaria del 1700? Vedete, lo spirito originario era questo, cioè incentivare, doveva essere un istituto giuridico mirato a incentivare la produzione di cultura, consentendo agli autori di monetizzare la diffusione delle loro opere per un determinato periodo di tempo. Quindi la regina Anna d'Inghilterra aveva. Se voi leggete il testo, si trova online in varie fonti, in varie forme, il testo inglese ci fa capire quanto quello statuto, diciamo, noi lo chiameremmo testo unico adesso, codice no? Il codice del diritto di copia, è stato approvato dalla regina Anna d'Inghilterra, è stato emanato proprio per mettere pace in un conflitto sociale tra due categorie sociali, tra due categorie economiche, che erano gli stampatori, editori e gli autori. Autori che erano in quel momento, in quella situazione, la parte, diciamo, debole, la parte lesa da una prassi che si era radicata negli ultimi anni, per cui diciamo, gli autori non riuscivano a remunerarsi sulla vendita delle copie perché nel momento in cui cedevano il manoscritto all'editore o allo stampatore, venivano pagati magari per appunto la singola cessione, ma poi non avevano un controllo sulla vendita delle copie. Ecco che nasce allora l'esigenza di regolamentare questo fenomeno, questo nuovo fenomeno industriale, potremmo dire, perché siamo nel pieno della rivoluzione industriale inglese, con la creazione di questo nuovo istituto giuridico. I popoli, diciamo, dell'Europa continentale, dell'Europa figlia del modello francese, napoleonico, sono arrivati un po' di anni dopo e l'hanno chiamato in un altro modo, hanno parlato di diritto d'autore, perché appunto il diritto d'autore di questi paesi, tra cui il nostro, comprende anche l'aspetto del diritto morale, di una tutela più ampia della creatività, come è già stato detto nell'intervento precedente, però appunto partiamo, diciamo, come pietra miliare da questa data, 1710. Guardate il titolo del Copyright Act dello statuto sul copyright della regina Anna d'Inghilterra del 1710. An act for encouragement of learning by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies during the times they are mentioned. Cioè, l'obiettivo era incoraggiare, guardate questo, lo metto in evidenza, incoraggiare l'apprendimento, cioè lo scopo di questo istituto giuridico non è tanto tutelare, cioè in un'ottica macro, macroeconomica e macrogiuridica potremmo dire, non è tanto tutelare l'interesse dell'una parte o dell'altra parte, ma quanto a torta finita, passatemi la metafora, arrivare a un incentivo della produzione culturale e quindi un incentivo, un ampliamento delle possibilità di cultura, di apprendimento e di istruzione per tutta la. Quindi a beneficio, con una ricaduta benefica su tutta la società. Domanda, è davvero stato così? Cioè, nel senso che il copyright è davvero diventato uno strumento per incentivare la produzione di cultura? O in alcuni casi si è trasformato in qualcosa che soffoca lo sviluppo di cultura? Questo è un po' cioè il dubbio che ci portiamo dietro da un po' di anni e a cui la diffusione di opere in formato digitale ha provato a dare una risposta, anche se una risposta non giuridica, nel senso di diritto positivo, di leggi che hanno portato in quella direzione, ma da una, come dire, una sorta di rivoluzione partita dal basso, dove gli utenti hanno iniziato a utilizzare le opere in un certo modo. In un certo senso anche ignorandole le norme del diritto d'autore, ma mostrando che
nonostante il diritto d'autore, nonostante il copyright dica che non si possono diffondere le opere in un certo modo e che se si iniziassero a diffondere senza la regolamentazione si ricadrebbe, no, si perderebbe questo incentivo alla produzione, in realtà Internet dimostra che siamo in una situazione di abbondanza di creazioni. Poi possiamo ragionare sulla qualità. Questo assolutamente sono d'accordo, ma non è materia di un giurista come me, ci vuole un esperto di, che ne so, storia dell'arte, storia del cinema, storia dell'editoria e via dicendo, storia della letteratura, però non si può negare che l'avvento di internet e la messa a disposizione di tecnologie che permettono di creare copie, di diffondere opere dell'ingegno, non abbia certo poi ristretto la disponibilità di cultura, di opere, dell'ingegno. Anzi, ad oggi siamo, no, con una semplice connessione internet, abbiamo l'accesso a uno sterminato, come dire, bacino, un oceano sterminato di informazioni, di opere creative di vario tipo. Poi, appunto, possiamo ragionare sulla qualità e sul come selezionare queste opere. Quindi, vedete, cioè, tuttavia, anche prima del copyright, quindi anche prima di questa fase storica, che nella storia umana è in realtà molto breve, quella di questi ultimi 300 anni, non è che non ci fosse un incentivo a creare opere, perché nonostante non ci fosse il copyright, prima del 1700, abbiamo avuto comunque opere di grandissimo pregio che ancora oggi vengono tradotte, ancora oggi vengono pubblicate, ancora oggi vengono studiate. Qua vedete nella slide, insomma, tre facce ben note che insomma potevano essere anche, no, cioè, ho scelto insomma, Dante perché per noi ovviamente è un riferimento fondamentale, avrei potuto mettere qualsiasi altro autore diciamo, precedente al 1700 e che ad oggi ancora si studia, si traduce si commenta, si mette in scena nelle opere teatrali, si fanno i fumetti, si fanno i film per dimostrare che queste persone, questi autori hanno creato le loro opere pur senza quell'incentivo dettato da una normativa sul copyright. E quindi anche lì ci mette un po', ci spinge a riflettere, no? Cioè, come mai abbiamo comunque avuto tutta questa cultura prima del Settecento? Chiaramente i modelli di business erano diversi, i modelli contrattuali erano diversi, erano diverse la società e quindi queste persone hanno fatto opere non perché erano incentivate dalla possibilità di venderne le copie e remunerarsi, ma da altro tipo di incentivo e di remunerazione. Arriva poi dopo questi 300 anni, questi 3 secoli di copyright, molto fruttuosi, perché lasciatemi dire, cioè il copyright è probabilmente uno di quelle leve su cui si fonda il capitalismo, odierno ancora oggi. Cioè, se voi pensate, lo dico ai miei studenti a lezione, cioè quando voglio far capire quanto pesa il copyright nell'economia contemporanea, chiedo, ma chi è secondo voi l'uomo più ricco del mondo? No? Insomma, adesso è diventato un po' meno famoso, però si dice ancora l'uomo più ricco del mondo è Bill Gates, no? L'ex magnate di Microsoft. E come è diventato l'uomo più ricco del mondo Bill Gates? Provate a pensarci, se non vendendoci licenze di copyright, vendendo a tutto il mondo licenze di un sistema operativo. Okay, quindi il copyright è fondamentale nell'economia di oggi ancora ed è diventato tale perché in 300 anni, in 3 secoli, si è sviluppato e strutturato in modo tale da tenere in piedi una vera e propria industria, che però appunto va in crisi quando? Inizia ad andare in crisi nei primi anni 2000, cioè quando arriva la rivoluzione digitale, si comincia a percepire che l'opera può essere sganciata dal suo supporto e quindi tutte le norme che fanno chiari e stretti riferimenti alla produzione di copie, diffusione di copie, ritiro di copie dal commercio, rendicontazione delle copie, diventano norme non più così applicabili, non più così attuali, perché appunto l'opera diventa digitale. E quindi la copia, in realtà vedete, io ho messo questa qui a destra, c'è cioè questo copyright dove, scritto in arancione, dove
la parola copy è barrata perché rimane il diritto, ma in un copyright in un mondo senza copie, che è il titolo della mia presentazione. Le copie, vedete, digitali diventano facilmente archiviabili e distribuibili, quindi non c'è più il problema dei costi fissi per la produzione di copie e dei costi fissi per la loro archiviazione, catalogazione e distribuzione. Diventano facilmente riproducibili con massima affidabilità, cioè una copia digitale è un clone perfetto del suo originale, perché è un semplice file che viene duplicato in un'altra cartella o che viene duplicato con un altro nome. E quindi non è nemmeno, cioè, se proprio vogliamo essere pignoli, non è nemmeno una copia, è un clone a tutti gli effetti. Quindi si perde quel rapporto tra originale e copia che avevamo nel mondo del pre-digitale, no? Io vengo, sono a 41 anni, quindi il mondo pre-digitale un po' me lo ricordo e mi ricordo cosa voleva dire farsi registrarsi il brano musicale dalla radio col microfono sulla cassettina audio, no? Perché quello all'epoca era l'unico modo per avere una canzone che ti piaceva senza dover andarti a comprare il disco, e quindi c'era anche una palese ed evidente bassa qualità nella copia. Nel mondo digitale non c'è questo problema e quindi ovviamente si pone già questo problema di far capire alle persone che le copie non vanno fatte abusivamente solo per una questione giuridica e non per una questione anche di qualità. Arrivano poi gli anni, io ho detto 2010, ma potremmo dire 2008, 2009, cioè mettiamo come pietra miliare, insomma, l'ultima parte degli anni 2000, quindi qualche anno dopo l'avvento della cosiddetta rivoluzione digitale, quando la rivoluzione si completa perché arriva anche internet come fenomeno di massa. Internet esisteva già prima, è inutile, insomma, lo sappiamo che non è nata negli anni 2000, ma nei primi anni 2000, 2005, 2010, cioè in quegli anni, in quel quinquennio, è diventato fenomeno di massa, cioè più o meno tutti i cittadini del mondo occidentale hanno avuto una connessione a internet e hanno capito cosa vuol dire. Cosa vuol dire essere continuamente connessi alla rete, attraverso anche una tecnologia molto, molto leggera, molto, anche economica, perché gli smartphone qualche anno fa costavano cari, adesso con 95 euro hai uno smartphone che fa tutto quello che ti serve e che è uno strumento letale per il copyright, perché uno di questi aggeggi contiene tutta la tecnologia necessaria per poter fare delle copie di altissima qualità, e soprattutto essendo un cellulare, essendo un telefono, avendo una SIM e una connessione wifi, è costantemente connesso alla rete, quindi queste copie non rimangono solo qua dentro nell'aggeggio, nella memoria dell'aggeggio, che già sarebbe un problema dal punto di vista del diritto d'autore, del copyright, ma sono facilmente diffondibili, sono facilmente sparpagliabili in giro per l'etere, per l'internet, no? Quindi di fatto tutti hanno tra le mani una tecnologia per fare copie, diffondere copie, anche di alta qualità, e il rovescio della medaglia di questa cosa è che si abbassa l'interesse ad acquisire copie, cioè gli utenti non sono più così interessati come era nei primi anni 2000, in cui tutti si scaricavano dai siti di file sharing, dai sistemi file sharing, i film, anche quando non, davvero non li volevano vedere, ma semplicemente per averli, no? Perché c'era questa sensazione, effetto buffet lo si chiamava all'epoca, cioè il fatto che ti trovi tutta questa roba gratis davanti, pur illecita, illegale, ma intanto me la prendo e poi vediamo quando ne fruisco. Adesso questo problema qua in realtà viene un po' meno, perché la gente ha capito che quando vuole fruire di un'opera dell'ingegno non ha bisogno di averla salvata da qualche parte, perché sa che istantaneamente la può trovare al bisogno, diciamo, ok? E quindi altra questione che, insomma, pone un'interessante riflessione. E diciamo, conseguenza di tutto ciò, una conseguenza che potremmo dire di criminologia, psicologia. Cioè il fatto che non ci si renda conto dell'illiceità dei comportamenti, no? Di queste cose che vi ho detto, cioè tutte queste belle cose che vi ho raccontato in questi primi 10-12 minuti di mio intervento, in realtà sono vietate dalla legge. O vietate fino a un certo punto, nel senso che ci sono
Il collega prima di me non è arrivato a parlare di quello perché era troppo, insomma, in 20 minuti era davvero impossibile, però ci sono le cosiddette libere utilizzazioni, eccezioni al diritto d'autore, quindi già la legge ha previsto che in alcuni casi ci si possa prendere qualche libertà e si possono acquisire e riutilizzare opere senza chiedere il permesso agli autori o agli editori, ma sono appunto eccezioni al diritto d'autore, sono situazioni ristrette. Qua tutto il resto è vietato in teoria, salvo avere una regolare autorizzazione, una regolare licenza liberatoria da parte del titolare dei diritti. Però, visto che lo si può fare attraverso una tecnologia molto economica a disposizione di tutti, visto che tanto lo fanno tutti ed è difficile che vadano davvero a prendere tutti, c'è un po' questa sensazione del, vabbè, tanto non faccio nulla di male, no? Tanto lo fanno tutti. E quindi, altra questione, altra frase che ho sentito dire spesso, no? Cioè, questa sorta di nevrotizzazione dell'utente di opere creative, il quale si trova da un lato ad avere la tecnologia che gli permette di fare copie liberamente tutto il tempo senza dover fare troppa fatica, dall'altro la legge che gli dice no, non puoi farlo, no? Io lo faccio notare soprattutto nelle applicazioni dei canali social, no? Non so, Facebook ha un'applicazione che permette di fare copie. Che permette di fare copie anche al di fuori della piattaforma, che è un'attività tipicamente coperta dal copyright e vietata dai suoi termini d'uso, ma nello stesso tempo l'applicazione che fanno loro vi consente agli utenti di fare questa cosa. Quindi, giustamente, l'utente che non ha conoscenze giuridiche si trova nella situazione per cui pensa che si possa fare, no? Cioè, l'applicazione mi permette di farlo, allora si può fare. E invece la legge e i termini d'uso della piattaforma dicono che non si può fare. E poi l'altra leggendona metropolitana, tanto se è su internet allora non c'è il copyright. Vabbè, ed è chiaramente una leggenda metropolitana, perché non è che solo perché una cosa è su internet allora non c'è il copyright. Questo pone la sfida verso nuovi modelli giuridici, chiaramente, cioè i contratti di edizione vecchi funzionano poco perché adesso a volte i libri vengono pubblicati solamente in ebook e quindi l'ebook non è neanche una copia stampa, non è neanche una produzione a stampa, quindi il contratto di edizione forse non funziona più, non ci sono più resoconti, rendiconti delle copie perché siamo dipendenti da Amazon che ci dice quanta gente ha dato accesso alla nostra opera e via dicendo. Ci si sposta dalla vendita di copie fisiche alla cessione in licenza e poi alla vendita di un servizio integrato. Quindi non c'è più tanto una questione di vendita di copie, perché si passa più che altro alla vendita di un servizio, tutti i vari abbonamenti a Infinity, Netflix e via dicendo, non vi danno davvero non vi stanno vendendo copie, è un'illusione quella. Comprare un ebook su Amazon, sul proprio Kindle, non è l'equivalente né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista economico del comprarsi il libro cartaceo in libreria, perché comprare il libro cartaceo è una vera e propria atto di compravendita e da quel momento in poi quell'oggetto diventa nostro, di nostra proprietà. Può essere ceduto, può essere dato in eredità. Invece non funziona la stessa cosa con i servizi che noi sottoscriviamo online, quindi altro vaso di Pandora che si apre. Vado verso la conclusione perché sì, ho già visto che il tempo è quello che è. E da un lato, quello che dicevo prima, sono arrivate delle risposte dal basso, no? Una di queste risposte è l'arrivo delle licenze Creative Commons, delle licenze open, che cercano di trovare, vedete, una via di mezzo, una soluzione intermedia tra il tutti i diritti riservati, tipico dell'approccio copyright, e il nessun diritto riservato del mondo del pubblico dominio o di quelli che pensano che internet sia di per sé un pubblico dominio. Quindi in questi due estremi si può trovare una scala di grigio intermedia, sei scale di grigio in realtà, perché le licenze Creative Commons sono sei, che applica appunto il modello alcuni diritti riservati. Quindi emerge l'esigenza di una gestione dei diritti disintermediata e open. Su questo trovate molte cose scritte da me perché mi sono quasi sempre occupato di questo e vi invito a riflettere, soprattutto gli editori che fanno, vedete, pubblicazioni scientifiche e universitarie, perché è lì la direzione, cioè nel mondo delle pubblicazioni scientifiche accademiche, la direzione è quella della pubblicazione open access, no? Ci si accorge quindi sempre di più che la ricerca scientifica fatta bene ha bisogno di un approccio aperto e condiviso, e aperto e condiviso
ora negli ultimi anni comprende anche i dati della ricerca, quindi non solo i testi, non solo l'articolo o la monografia, ma anche i dati su cui il ricercatore si è basato per arrivare a quelle conclusioni, e quindi la vera scienza è quella in cui il ricercatore, lo scienziato, ti mette a disposizione tutto ciò liberamente per poter verificare che quello che lui sta dicendo è vero, è la verità scientifica. E o eventualmente per metterlo in crisi e per entrare in quella dialettica tipica, no, galileiana per mettere in crisi e teorizzare sulla teori, sulla, diciamo, le conclusioni scientifiche di qualcun altro. E il dilemma tipico che si pone è il pagare per leggere o il pagare per scrivere. Cioè, nel mondo delle pubblicazioni scientifiche ci si trova a volte a dover pagare per scrivere. Cosa che agli autori, agli atenei non piace molto, dall'altro lato si paga per leggere, cioè le università si pagano poi gli abbonamenti per poter concedere ai loro studenti, ricercatori e professori di acquisire, leggere e leggere la letteratura scientifica, le pubblicazioni scientifiche. E poi, visto che abbiamo parlato di disintermediazione, e questa è la mia penultima slide, nel senso che dopo vi saluto, arriviamo a un ultimo quesito, anche questo un po' thriller, che apre anche questo un po' lascia un po' di suspense. Perché? Perché l'illusione è quella che internet sia il mondo della disintermediazione dei diritti, no? L'autore che si apre un blog mette sul suo blog una licenza Creative Commons e disintermedia la gestione dei diritti, non passa più attraverso il classico circolo degli intermediari, ma gestisce lui direttamente i diritti. Quindi c'è questa illusione per cui su internet io mi posso mettere direttamente in contatto con col mio pubblico, con i miei lettori, con i fruitori delle mie fotografie, dei miei video. Ma in realtà, tutte le volte che non utilizzo un sito web, un server che io gestisco personalmente direttamente, ma mi appoggio ad un fornitore di servizi web, in realtà sto utilizzando comunque un intermediario e sono. Vi ho messo i quattro più importanti, i quattro più noti, no? Qua sotto. E io stesso ci ricado, no? Perché i miei video spesso vanno sulla mia pagina Facebook o sul canale YouTube. E quindi, oltre a dover sottostare alle leggi, oltre a dover gestire i miei diritti in un certo modo, però devo ricordarmi che quando io carico i miei contenuti su queste piattaforme, sto sottoscrivendo un accordo, quindi un contratto, dei termini d'uso, dei termini di servizio con il gestore di queste piattaforme, che tra l'altro sono tutti in un unico paese del mondo, quasi tutti, e quindi applicano la legge americana, non la legge italiana, non la legge europea. Grande problema per coloro che si occupano di privacy, di GDPR e altri argomenti che oggi non trattiamo. Però vedete come la rivoluzione digitale ha davvero sconquassato e ribaltato molti degli equilibri che il copyright, che il diritto d'autore aveva impiegato 3 secoli per consolidare, e adesso siamo costretti, obbligati a rivisitarli. Cioè, ragionare, cioè, pensare al copyright come se fosse ancora quello del mondo pre-digitale è davvero ingenuo e poco costruttivo, lasciatemi dire. Vi ringrazio, qua ho finito, vi lascio i miei recapiti, spero che abbiate piacere di rimanere in contatto con le mie cose, con le mie attività, soprattutto su Facebook, Twitter e LinkedIn, che sono i 3 canali social principali, LinkedIn è quello un po' più professionale, e vi lascio anche i riferimenti bibliografici. Quando ho parlato di open access, soprattutto per gli editori che hanno un approccio appunto più tecnico-scientifico, che si occupano di pubblicazioni scientifiche, invito a leggere e fare open access. La libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale. Io l'ho curato e ho scritto il capitolo giuridico. Poi c'è Nicola Cavalli di Ledizioni che ha scritto anche, diciamo, un capitolo che proprio porta il punto di vista degli editori, cioè del perché un editore dovrebbe aver voglia di fare pubblicazioni open access, cioè che vengono rilasciate liberamente. Qual è masochismo o è la ricerca di un nuovo modello di business? A voi la risposta nelle vostre letture, nelle vostre ricerche. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.